Nel giorno della vigilia di San Valentino, il Teatro Marrucino di Chieti dà il via alla stagione concertistica 2022. Si comincia il 13 febbraio con Tu che m'hai preso il cor, concerto lirico dedicato all'amore con arie tratte da opera e operetta, per proseguire fino al 27 novembre con tanti appuntamenti in calendario, consultabili sul sito del teatro, come anticipato dal maestro Giuliano Mazzoccante, direttore artistico del Teatro Marrucino. Naturalmente grandi artisti, abbiamo dei grandi interpreti come il maestro Sergei Krylov, come Alexander Kobrin, come Giuseppe Giboni, premio Paganini 2021, che tra l'altro è stato qui nella sezione giovani 3 anni fa, quindi è un gradito ritorno. Spazio anche a qualcosa di molto particolare, come ad esempio l'Orchestra Roma 3, con un omaggio a Alessandro Baricco, 900, la leggenda del pianista sull'oceano. Il Gomana Brass Quintet, un quintetto che fa concerto ma fa anche spettacolo, è un vero e proprio spettacolo nel concerto, un concerto nello spettacolo, staremo a vedere, che si preannuncia molto divertente anche per il pubblico. L'Orchestra di Fiati. Avremo una grande orchestra di fiati che percorrerà le pagine più belle dall'opera fino al cabaret, passando poi per la musica originale per orchestra di fiati e naturalmente lo spazio ai giovani. Avremo tanti giovani talenti che si esibiranno. Presentata in conferenza stampa nel foyer del teatro, che ospiterà anche 3 degli appuntamenti calendarizzati, la stagione concertistica arriva dopo il successo di quella lirica di prosa e del teatro dialettale, segno della grande vitalità del Marrucino, come spiega Paolo De Cesare, assessore alla cultura del comune di Chieti. Come la grandissima stagione lirica che abbiamo appena concluso con una grandissima traviata con il maestro Oren, come la appena iniziata stagione di prosa che sta riscuotendo un grandissimo successo con un continuo sold out, ci accingiamo ad iniziare questa stagione concertistica con nomi altrettanto di grande livello, anche alla fine delle rappresentazioni con delle degustazioni enogastronomiche del territorio grazie a una collaborazione con lo Slow Food.